Ma chi è questo? Ah, ok, mi sembrava di conoscere. Fibra City, la vera fibra è arrivata anche a Brescia, ma come? Quanta gente vuole mettere la fibra a Brescia? 1000 mega FTTH a 22 euro al mese. What? Ah, ma è Open Fiber. Sì, Fibra City, la vera. Dove fibra cavolo l'avete fatta arrivare? Brescia, al mio paese non ci arriva di sicuro. Gente vuole mettere la fibra a Brescia. Un carro
Allora, ragazzuoli, buonasera a tutti quanti. Buonasera Sam Luke 97, ciao a tutti. Donato Tempone, pronunciato bene il tuo. Quando uscirà il Samus, il pack SLH per PS4, quando la Giants si decide a iniziare a testare. Miki 217, ciao, ciao Miki, Marco, ciao Lele, tutto bene Marco. Ciao a Giovanni tutti. Rubini, c'è cioè il mio stesso cognome. Ciao. Allora, ragazzi, questa sera, per i più audaci, perlomeno, si subirà il modelling 3D, di questo nuovo modello che sto mettendo a punto. Stiamo iniziando a modellare. Sto iniziando a modellare e adesso stasera vado un pochino avanti, perciò ho deciso di fare una live per chi vuole. Mi segua. Per chi non vuole, si ascolta la musica e per chi non vuole lo stesso, mi dispiace. Buona permanenza sul canale. Comunque, adesso io mi sbatto nelle orecchie la mia bella musichetta e tra poco dovrebbe arrivare. Ok, di Strunze, sottofondo, strunze. così nel caso che voi vogliate scrivermi qualcosa, intanto lo potete fare tranquillamente. Allora, vediamo qui a posto. Qua vedete anche un'immagine di riferimento che io ho, perciò Mac00, ciao caro, ciao Miki. Allora, innanzitutto questo è l'apparato riproduttivo, no scherzo, non è l'apparato riproduttivo, questo qui è l'apparato della coclea che porterebbe dentro all'interno della turbina che poi va nel cannone e poi spara. Una specie di, come dire, una specie di trincia, ecco. Solamente che una fresa. Allora, io adesso mi guardo un attimino un'altra immagine per capire un attimo una cosa e poi partirò a modellare. Ci vorrà un po' di tempo perché ovviamente modellare, ragazzi, non è mai facile. Tanto mi arrivano anche delle notifiche. Allora. Ma te le hai trasparenti, prego, così. Ok, allora, qua, da questa cosa noi dietro dobbiamo creare un carter, più o meno partiamo da un cubo, quindi ci prendiamo il nostro bel cubo, ok. Diciamo che come proporzioni, bene o male, ci siamo anche già come grandezza da sta parte, in quanto la turboneve è 2,6 m. Quindi dovrebbe essere già più o meno in scala, bisogna che lo portiamo leggermente più in fuori. Anzi no, rimaniamo a filo perché lì ci va il carterino raggirullo. Ok, allora, da qui andiamo in questa vista, perché lo alziamo. Ok, questa faccia l'abbassiamo e questa faccia l'avviciniamo. Questa faccia ce la portiamo di qua perché a questo gli applichiamo un modificatore chiamato specchio, il quale andremo poi anche ad unire. Così qualsiasi modifica noi adesso facciamo da sta parte si farà dalla stessa parte di là. Questa faccia nascosta la tiriamo via perché non ci serve. E adesso andiamo in modellazione vera e propria. Allora, più o meno, vedendo anche dall'immaginino adesso, io non so se voi vedete bene l'immagine che ho io di riferimento qua su in alto a destra, dovrebbe partire più o meno circa qua sotto al rullo. Qua così. Perciò adesso iniziamo ad effettuare dei tagli, ok, in modo da togliere via un po' di collisione tra il carter e il rullo. Quindi la parte leggermente più a rischio è quella, quindi ne andiamo ad andare così. In base a quello adesso noi iniziamo a fare dei tagli
e andremo ad allontanare questa parte. Quindi selezionerò questo vertice e inizieremo a dargli un minimo. Ok, ne facciamo un altro, mettiamo più o meno la stessa distanza. Una cosa furba che potrei fare è il discorso fare tanti tagli e poi andarli ad allontanare, ma preferisco farli singolarmente in quanto io riesco a regolare l'ampiezza. Vedete, in base a questo io vado a variare, quindi più o meno cerco di farli circa tutti uguali, anche se quasi tutti uguali è veramente impossibile, ma comunque ci proviamo. Lasciamo più o meno la stessa distanza, più o meno. Ok, selezioniamo questo, abbassiamo un po', perfetto. Io ho detto Ctrl R, ok, grazie. Più o meno qua, ok, ovviamente tu non me lo selezioni così, perciò facciamo in questa maniera. Dai il mio bel Ctrl R, grazie. No, scherzavo, stai calmo. Allora, se io adesso questo lo porto giù, posso fare la stessa medesima cosa. Un po' più rottura di balle, ma... Ok. Allora, considerando che questo carter arriva più o meno a filo questo qua, quindi noi andiamo ad abbassare, no, selezioni tutto il tondo, grazie, no, non mi seleziona tutto il tondo. Ok, allora facciamo una selezione perimetrale. Ok, andiamo in questa vista. Andiamo in questa vista e questo deve andare più o meno a filo di questo qua. Più o meno. Quindi qua un altro taglio, portiamo giù, done, ho detto control, ok, due vi siete mutati? No, sto no. Ascoltando te. Ah, comunque ragazzi, in Discord c'è Miki e Stefano, scusatemi, non vi ho salutati, non ho salutato anche in farm. Ciao. Italian Farmer, ciao. Mattia Varrotti, ciao. Francesco con la vita, buonasera. Buonasera Italian a te. Farmer? Sì, Italian Farmer. Ah, non The Italian Farmer. No. No, perché The Italian Farmer so chi è. Ah. Ok. So chi
giochi. Ma ci sono i temi di Blender. Vero Blender? Vero Lele? Vero Blender? Cosa vuol dire? Tipo te Blender ce l'hai con le bandine laterali trasparenti, blu. Puoi impostare. Ci sono i temi, non lo sapevo. Non me l'hai mai chiesto. Già. Niente. Dopo Miki vengo su Rainbow anch'io. Ok. Ora faccio sto perno, che sennò mi dà l'idea di essere indietro. Giustamente. Ma che si va Shift A? Oh, grande. Che mi ricordo anche F4. Le cose. E mi crea la nuova mesh. E non è specchiata, vero? Oh, non è specchiata. Ok. Quante me ne... Ora, tutte queste belle linee di costruzione le cancelliamo. Quante me ne ha fatte sapere il signor Lelex? Ok, allora. Allora. Sera a tutti, Andrea Butani. Sto arando con l'8370 RT quando viene a medicina Lele. Bella domanda. Sono bel mezzo adesso, ragazzi. Sono veramente preso. Adesso poi ho anche finito col lavoro e ne andrò in ferie, quindi auguri. Partono le ferie. Vedremo Giovanni, vedremo. Vedremo. Allora, qua e qua. Meo. Ma Lele? Dimmi. Non c'è il modo di fare l'incassaface al contrario? Cosa vuol dire l'incassaface al contrario? Sai che se fai incassaface ti fa tipo l'offset all'interno? No, non l'ho mai usato quella... Ah, ok. Tu mi sa che fai... Ma porca vacca boccia. Così. Se fai S però te lo butta via tutto. E allora io faccio tank. Domanda. Ma te. Ah, ok. Adesso sì che ragioniamo. Ora sì che ci siamo. Chissà come si fanno i buchi. Col booleano. Eh?
col booleano. Ok. Tasto P? No. Adesso devo guardare un'immagine se la trovo. Allora, ho detto che si fanno con l'ano. No, non con l'ano, col booleano. Ciao. Ciao Lele. Ciao Lele, ma che punto è il test del sale? Boh, Francesco, non lo so, sai. I don't know. Dirti la verità, non lo so nemmeno io. Per Bacco, come fai a non saperlo? Non lo so. Per Bacco. Che bella frase. Perché questa faccia è nera? È buttata al contrario. Ma è normale che se guardi una faccia dal dritto diventi nera? No. Teoria no. Stecca, stecca. Bene. Ogni tanto ti passa a trovare, visto? È bene. Allora, adesso facciamo una cosa molto verifica, cioè vediamo se non manda a puttana tutto il modello. Ma il buco è una cosa che devo fare prima o dopo? Che cosa? Il buco. Lo devo fare prima o dopo? Di far che? Di fare il pezzo che devo bucare? Ma il buco non importa che lo fai. What? In che senso? Il buco non è importante da fare, perché tanto ci passa dentro il perno, sono tutte facce che non servono a niente. No. Devo fare il gancio sopra. Ah, glielo fai dopo. Ok, ma come si... Vabbè. Lei facci le sue cose, ci pensiamo a fare il buco. Ma lei si buco quello dove ce l'ha tu? No. Thank you.
Dai Ben! Niente, vuole far bestemmiare se serve. Cazzo di faccia è questa qua, Cristo santo. Facciamo in un'altra maniera. Vediamo se riesco a tornare abbastanza indietro. Ciao Lele, in futuro hai qualche progetto di una qualche attrezzo made in Italy tipo maschio, ermo, moro mancano in questa F-19? Una Gallignani. Ciao Lele, ciao a tutti, ciao Gabriele. Oh, questa è la faccia sopra. Non so perché cazzo di voleano mi è venuto con il pariolo. C'è niente da fare, oh, a me le booleane mi fanno bestemmiare, che è una cosa schifosa. Ma sì, io prezzemolo. Ok.
peccare qui al nostro spiego. Ce l'abbiamo fatta, eh? Ce l'abbiamo fatta. Anche se però qua poteva venire direttamente fuori. Poteva venire fuori in quanto questo spigolo qua era da arrotondare. Buon lavoro con la Galignani, grazie, Galignani, l'aspetto con ansia come l'aggiornamento dell'SLH, basta che non ci metti il marchio Lizard per farla andare su console, perché sennò sarebbe come un colpo al cuore. Davide, non è che lo decido io, purtroppo. Non lo decido io, lo decide la Giants di che cosa vuole fare dei marchi, quindi noi non possiamo fare altro che adattarci. Ma io mi ha tirato fuori l'argomento che era, ma l'anno scorso sta cosa dei brand c'era un... e che l'anno scorso così uscivano marchi da tutte le parti, ma non c'era il... Sento la gara e non ho capito niente di quello che hai detto. Non so come mai non va. Guarda. Aspetta. Senti. Adesso sì. Ah, mi è avvicinato il microfono. Dicevo, l'anno scorso, marzo 17, tutti questi problemi non c'erano, no? Perché di sti brand lì. Come mai? No, su console c'erano. Sì. Ma però uscivano molti più mezzi. Non so come mai. Tipo per esempio c'è uno che ha fatto il New Holland Fiat Tiger, quello che usa Robimel, l'ultimo, uno degli ultimi che ha fatto vedere dei trattori. E
quello lì c'era per console, non so come mai, forse l'ha fatto uscire su un sito esterno. Non è vero. Bebbe. Per quello non ho idea. Antonio e la Galignani. La Galignani live di domani sera, ragazzi. Domani sera RB verrà in live sul mio canale e andrà avanti con l'in-game della Galignani. Io ovviamente parlo giocatore da giocatore PC, ecco perché ho detto così, però magari non si potrebbe. Tipo per mandarla per console, mentre il marchio Lizard con la configurazione Galignani. No, non si può. Sul mod hub non si possono caricare due modelli, uno con un marchio e uno con un altro. È difficile modellare, Matteo 06 abbastanza. Io purtroppo non ne capisco nulla di modding, quindi sono solo supposizioni. No, vabbè, non c'è nessun problema. Io le cose le dico tranquillamente. Per quello che so, ovviamente, per quello che non so, non posso dirlo. Allora, io qui ho fatto una grandissima stra perché lì io dovevo venire avanti e fare la booleana dappertutto. Porca vacca, che grandissima cacata. Come la ripari questa cosa? La riparo facendo... fammi vedere. Allora, scancello questa faccia. Cosa mi rimane sotto? Mi rimane quello. Mi rimane quello. E se faccio anche elimina questa faccia, mi rimane quello. Quindi a me mi resta altro che chiudere qua. Non so se sono il punto giusto. Beh, intanto magari faccio un taglio nella trisse da sopra. Spostato, brutto maledetto. Non va ancora bene. Così è dritto. Accendiamo. Questo. E tutta la parte. Oh, così sì che mi piace. Ma lì la presa è Lizard, vero? Sì. La stai facendo, se non sbaglio. Lizard. Non so se vi ricordate che l'anno scorso ce n'era solo una, cioè due di frese, no? E ce n'era una della, mi sembra, BioBell.
che era, c'aveva tipo lì il canotto, ce l'aveva altissimo, cioè era una roba inguardabile. Ah, ho capito di Crostei. Madonna, cioè alla fine era per console, era l'unica che c'era e te la facevi andare bene, ma erano tutto da vedere, tutto è brutto. Quello l'ho selezionato adesso. No. Ok. Giusto. Volevo provare di addolcire un pelo sta curva, ma non è che sia facilissimo. Se faccio così mi va a distorcere quella faccia lì. Vediamo. Come l'ho detto. Se invece seleziono solo questa, mi va a distorcere quella. Allora sai che ti dico io? Dai, mori così, vedi? Ah, infame che non sei altro. Ok, allora, siccome che adesso abbiamo fatto quella cosetta lì, noi riusciamo tranquillamente a fare un control B qua. Aggiungiamo 7-8000 facce, così Roby sarà contentissimo. Però il risultato è bello. Ah, ho imparato anche a togliere lo specchio. Neanche l'Edex 89 lo sa togliere lo specchio. Esatto. Posso solo aggiungere? No, ho sbagliato. Mi sono ruotato io al posto che... Che è la roba R-90 come ESC cita GL adesso muove questa scocca, andiamo a trovare una cosa che adesso non vedo. Dai, fammi vedere, non vedo niente. Infatti continuo a non vederci niente. Allora, facciamo una cosa. Questo me la faccio anche prima. Facci se... Mutate. No, stai in live. Allora, non è quella giusta. Allora, sistemiamo sta cosa. Ok, grazie. Devo spostare. Poi devo... Così. E la devo... What the hell is going on?
Allora, non è mica facile adattare un'immagine, però, eh? Eh no. Bene. Come faccio ad aggiungere, diciamo, uno snodo alla curva Bezier? Uno snodo alla curva Bezier? Sì, sai i punti che trascini, io ne ho tre appena, no? Come faccio a metterne quattro? Tre appena, come faccio a metterne quattro? Ne selezioni due e fai suddividi, W. Non ho capito niente, è laggato. Lele ti va via e viene la voce di D. Ne prendi due? Sì. E poi fai W. Suddividi. Ne prendo due, faccio W. Suddividi, grande. Grazie. Buono questo lene. Nell'idea concept ti metterò. Che riconoscimento, eh? Le tecnonimo di qualità, eh. Ma non ho capito, ma il mio modello che è troppo grande o l'immagine che è troppo piccola? O l'immagine che è troppo piccola. Magari tutte e due. Bravo, c'hai ragione, l'immagine che è troppo piccola. Oddio, ho perso mezza chat, ma mi dice purtroppo Gabriele che a che punto qual è. Che c'è qualche novità per l'autolivellante? Boh, no. Passion Big Engine, ciao, benvenuto. Ciao Valentino, Federica, buonasera, che fai? Modello? Ma devo uscire un autolivellante? In teoria sì. Ma anche per console? Questo non lo so. Dipende da che usano. Se ne fanno uno di nuovo da nuovo, non esce di sicuro. Ma vedi se fanno la Fiat Agri, quella vecchia. Sai il microfono che fa un casino della Madonna. Sì? Sì. Scusa. Aspetta un attimo. No, si figuri, la Massimo c'è la pena di morte per. Allora non voglio sapere quella minima. Ecco. Oh, ora sì che è più facile. No, sparita l'immagine. Ok. Buono questa immagine. Chi è? Hola. Agro parmigiana. Ciao Agro. Ciao. Siamo in live, eh? Spero di non bestemmiare. Buonasera. Ma se io mi tiro dietro anche questo. Ok, ora lo cancello. Devo cercare chi è che rimomba. Ok, e ora cancello anche questo. Ok. No, non sei te, Steve. Ok. Vediamo se è lui. Sì, era lui. Buonasera. Buonasera. Quello. Sono io. È lui che ti sta dietro. Ah, io mi ricordo di questa persona. Mi ricorda questa battuta. Forse ce l'avevano già sentiti, eh. Io? Sì. Che battuta? È quella lì. Che ti sta dietro lì. Ma non l'ho detta io, ma non l'ho problema. Detta io, problema. E che l'ha detta? Ma Francesco continua a sentire Agri. C'è un eco, basta. Ma non mi sembrava. Scusate, non riesco a distinguere le voci.
Mi c'è da fiera del foraggio. Del focomaggio? Ah, oh, rispondi. E te ho risposto, Federica. Che stai a fa'? Una turboneve. Sto modellando. Maronne Carmen. Mamma mia. Alessandro Groppelli, buonasera a tutti. Che stai creando? Una turboneve. Oh, Turboneve. Una fresa da neve. Quella che ti sgombrano la strada per farti andare a scuola, brutto infame. Oh, l'Elex, fai fixate questo eco fix. Ma chi è che fai? L'Elex. Steve Farming. L'Elex. Mi senti? No. Forse è chiaro. Poi chiedi nella chat se... come non puoi scriverlo, scusami. No, come si dice nel dialetto di qualche persona, fresa o fresa neve, come la vuoi chiamare, riportarlo. Allora, innanzitutto fixa il tuo eco, per piacere. Provo a spostarlo e riportarlo qui. Non cambia nulla. No. Cambia solo che non c'è più l'eco. Quando lo leggi, poi quando lo metti tu. E io lo provo, io lo provo lo stesso. Ah, non c'è più eco. Ah, che pace dei sensi. Ecco. Male. Hai fixato il tuo eco? Non lo so, vediamo. Ecco, sì. ecco. Nessun eco. Prova. Ma sono un genio dell'informatica, ragazzi. Steve, parla e intanto ne parliamo. Ragazzi, sono un genio dell'informatica. Ciao. Io lo sento. Gappa. Ah, non c'è più eco. Gappa. Che c'entra la grappa? No, gappa. Te la sei bevuta, eh? Oh, ma lo sai che Miki, io ti seguivo sempre quando facevi le live. No, davvero. Sento vecchio, ma così. No, non è esatto gli escavatori, sono però. Sono tornato più potente di prima. Sì, perché non potevo fare nulla con quegli escavatori che non funzionava, non prendeva neanche la coppa. E quello lì te l'avevo consigliato io, vedi? Quello non funziona nulla. Ma che c'è? Devi provare con l'Ieber. Quello lì è figo. Minchia. Che è successo? Cosa? Sento una finestra aperta. Senti il mio condizionatore portatile. Sì, okay. Allora è quello. Probabile. Che cazzo ti è venuto? Pacci. Ma perché? Ma io non lo so. Ma ti tira 3-4 fette di culo. Sai, qui in Olanda c'è stato un caldo mai sentito quest'anno, davvero una cosa assurda. Si saranno sciolti in caldamento globale. In Olanda. Ah, abiti lì? Sì. Ah. Si sono sciolti i pinguini? Non ne parlerei se non ci abitassi. I trichini? No, magari sei in vacanza. Ah, no. Forse. Ah. Zombie ucciso. Ce ne sono tanti di italiani che sono andati lì, Germania, Olanda. Ah, Olanda, guarda, Amsterdam è piena, sembra che tutta Italia ci sia. Sembra colonia italiana. Tutti ad Amsterdam. Io sto bastimando con una merda solo che perché lo voglio fare, c'è un coso. È impressionante. Ma ti giuro, guarda, è pieno di musei là Amsterdam. Sì, lo so. È pieno, è assurdo. È pieno assai. Molti sono gratis per i minorenni, quindi, e anche per i minori di 19 anni, alcuni. Ma che cambia, scusa, per un anno? Ma che ne so, solamente che il Rorix Museum, che è pieno di roba di tutti i tempi, è gratis fino ai 19. Ma mentre invece Van Gogh, il museo di Van Gogh è gratis fino ai 18.
sì, figo Van. Cioè, è molto carino il museo di Van Gogh. Ah, perché sono belli quei quadri lì, sono belli allegri, quello che mi piace. Oddio, allegri? Non tutti sono proprio allegri, eh. Vabbè, la maggior parte, tipo quello dei campi di tirasori. Ah, tipo... beh, sì. Poi ci sta però quello uno degli ultimi, se non sbaglio. Beh, non è che dipingevo mentre lui si taglia l'orecchio. No, però, insomma, lo sai che l'ha fatto. Ma sai la storia di come si taglia l'orecchio? Sì. C'ha una discussione con un pittore, Gauguin, se non sbaglio. Sì. E si taglia l'orecchio in pedra, in preda alla follia. E poi va da una prostituta e gli dà l'orecchio mozzato. Buono. Che bella storia. È tipo, amami. E io ti regalo un orecchio. Beh, l'ha pagata in natura. L'ha pagata. Oddio, l'ha pagata in natura, bruttissima. Che brutta. Cioè, aveva già arretrati. È una battuta brutta. Proprio brutta, brutta. Oh, brutta, brutta sta battuta. Ok. Ammarino. Elex, ma che bel modello. Ah, che bello questo modello, Lele. Chi te l'ha fatto? Ah, te l'ha fatto per caso? Lo zuccherificio. Oh, facciamo lo zuccherificio mod. Ponte Longo lo chiamiamo. Lo zuccherificio modder. Ponte Rotondo, cos'è che lo... ma che lo vuoi chiamare? No. La cosa bella che si sta divertendo da solo. Ponte Longo. Ponte Longo. Ah, Longo. Mi ha fatto più ridere con l'unico ma riso che altro. Cioè... sto morendo. Sì. Uno come sto ponte Longo. Sto morendo. No. Sì. Ponte Rotondo. Vabbè. Forse era Monte Rotondo. Uno zuccherificio toscano. Beh. Esiste veramente. Facciamolo come mod per il 19. Damn. Che mi ci combina con lo zuccherificio? Così usiamo la barba dietro. Damn brother, are you okay? You're mine. Drogatevi. Madonna che inglese. Minchia, è in Germania, là in Olanda. Se non in parli Germania! Inglese, se non parli in inglese... se non parlo non... inglese io, fra chi ci parla? Esatto, non penso che tu parli olandese. Ma da quanti anni è che sei lì? Un anno e mezzo. Ah. E quindi va là, gli fa la gente, damn brother, what are you damn, doing? Damn bro, you can't imagine? Fuck your mother, ok? Madonna, no, esatto. Stai fuck your mother. Sembra di sentire le voci di GTA. Ok. Di GTA, ma che... GTA. Sono più uguali, però, sì, dai. Sì, perché in GTA fanno solo damn brother. Ah, GTA. Ti giuro che avevo capito TTA. TTA. Che è TTA? Testa, te. Io credevo fosse una cantante, dicevo, ma chi è questa e non l'ho mai sentita. TTA. Ti giuro. TTA. Dico, ammazza, ma sono così indietro in musica, com'è sta cosa? Intanto sto giocando a Minecraft. Intanto sto giocando a Super Mario single 1989. Perché mi è ripresa la voglia e dato che io non volevo spendere un accidente me lo sono bello craccato. Bella. Bravo, dillo live, bravo. Ah, dillo esatto. Live, dillo, dillo, va. Bisogna no, craccare i giochi. No. Solo Minecraft si cracca, ragazzi. Tutto questo le sta modellando. Perché non ne vale la pena comprarlo. No. Anche se ci giochi le ore. Allora, io devo dire, ero admin di un server all'epoca quando ancora eri giovane. Esatto, quando ancora ero nei miei begli anni dell'adolescenza. Perché adesso non lo sono più, ovviamente. Vabbè, giusto. A 18 dalla anni. Dalla voce. Dalla giovane sembri giovane. Certo, da, sono giovane. Dalla giovane sembri una dalla voce. Dalla giovane poi. Sembri voce. Jotaro! Oh my wow. Va bene, abbassa la voce, dai. Ma Dio. Come si chiama il coso per chi si passa nelle viti, che spruzza il diserbante, lei cos'è? Il no. Coso che passa nelle viti? Due creeper. Quello che c'è il ventilatore dietro. Bravo. Cosa, un bullone?
Hai si passa nelle viti. Ah, oh merdus. I miei tubocchi. No, non sto guardando. Stay away from me. Cosa? Ho capito. Facci se. Ui. Stay away from me, bro. Don't come close, bro. È una live multietnica. Uno parla inglese, uno italiano, l'altro parla una lingua dell'Africa. Chi è quello? Sorry, bro. È quello che ha detto il nome di quel signore che ha un nome bello. Are you sure about that? Are you sure about that, bro? Oh my god, no! Step away! Step aside! Dai, damn cunt! Ma che cunt sarebbe dire? Che ha detto? I've said a bad word. Ho detto una brutta parola in inglese. Brutta, bruttina, bruttina. Non si dicono queste cose. Beh, verrai bannato per questo, non ti preoccupare. No. Ho detto che è una vagina. Viva i soppiatori. Sì, ho letteralmente detto sei un organo riproduttivo femminile. Esatto. Esatto. Porca miseria, un canyon! Sono ricco! Porca miseria, sono ricco. Ma io sto giocando contro uno che si chiama Benito. Sono ricco cheat. Mussolini. No! No! Per un mondo più pulito non si fanno riferimenti razziali. Torna in vita il zio. Non si dice cosa? Non si dice come Benito. Come non si dice neanche nero in spagnolo. Sono inneggiamenti al fascismo. Come si dice nero in spagnolo? Non lo dirò qua, sicuro. Blanco. Mona. Come Mona? Cavolo, credo. Mona vuol dire prostituta. Ma che stai a dire? Vero. Ma sono tutte cose che si allungano. È vero, è vero. Ma chi è quel mona che sbatte la porta urlando? Puoi mettere come quel noto streamer di Twitch che se io tipo dono i beats può partire una cosa in chat, cioè un coso vocale. Sai, cioè intendi il noto streamer l'Alex 89? No, lui è un po' più noto, ecco. Mille accendini Lego. Che mille accendi. Ma perché? Quant'è che non sentivo quel canale orribile? Mamma mia, l'ho sentito una volta in tutta la mia vita in un video e basta. È venuto il cane. Raga, quel bambino ci sta sardi, tutto il giorno. Vabbè, quello è assicurato. C'ha il diabete quel bambino. Cosa è assicurato, scusa? La casco? È vero, c'ha la vita. Sì, ha il diabete quel bambino. È vero, perché fa vedere nei video che si prende le medicine. Come? Ah sì? Sì. Magari non sono medicine, ma è altra roba che si fa sempre in vena. E il padre lo sfrutta. È vero, il padre gli dice: ciao medici! Il accendini Lego! Scarta sto box! Pazzi sei! Sì. Ma papà, io voglio andare a giocare con gli altri bambini. Stai zitto. Stai zitto, devi sfruttare per le mie. È scarta, schiavo. Scarta, sti carta, la carta. Mille accendini. Facci sognare. Ma qualcuno l'ha anche guardato veramente un suo video? Cioè, io adesso. Sì. Mi sa. Mi sa che non risultati. Vorrei dire, ma mi arrivano le notifiche ogni tanto. No, vabbè, non ci posso. Cioè, tu hai accendi. Sei iscritto a mezzo anche la campanella. No. Come no, se ti arrivano le notifiche. No, ma la campanella ce l'ha lui. Sai perché? Come i vecchi. Ok, campione. Devono avere il timer per prendere le medicine, no? Non so che non cosa stai capito. Dicendo. Non ho idea di questo uomo. Di cosa questo uomo stia dicendo. Se no esplodono. No, mi piace perché mi sto divertendo.
Noi allora, un po' di meno perché siamo un po' imbarazzati. Tranquilli, è già in clinica psichiatrica. Non so come abbia avuto il computer uscire lì dentro, però. Oh, ma una volta c'era un veneto che bestemmiava come non so cosa. Strano, strano. Alex. Una cosa mai vista, veramente. Delle live di Denny. Ma era in clinica questo pazzo che bestemmiava? Forse la sua adesso compagna. Sarà in clinica. C'è lì. Adesso sarà in clinica, sì. Se non lo sentiamo più. No, c'è il vero per K il nome. Ah, c'è. Devo scappare, entrare in casa prima della notte. Ah. Altrimenti cosa succede tutta la notte? Altrimenti arrivano gli zombie a farmi cucù. No, c'è l'occhio della tempesta. L'occhio del ciclone. Ecco. Quel gioco. Quanto mi ha fatto esaurire. L'occhio di Mordor, figlio di Khmer. Basta, molla mi sto torri. Della tribù. No. Di Star. Mocca assassina. Cosa senti? Mocca assassina, mucca assassina. E un locale. Ok, campioncino. Bishes. Ciao Alessio. No, c'era un moscerino che doveva ammazzarlo. Ciao Alessio. Ciao Alessio. Ciao. Oggi sono qui per valutare il tuo ristorante. Darò un voto da 1 a 10 su 4 categorie: menù, servizio, conto, cavallo. Cosa inquietante. Oddio, stavo per cadere nella fossa infinita e stavo per morire malissimo. Nella fossa comune? No, in comunione. Stavo per cadere. Oddio, stavo per fare una finaccia bruttissima. Oh, vi consiglio una cosa, che dato che siamo in tema. Quando avete non ci interessa, grazie. No, come se avessi accettato, guarda, come se l'avessi fatto. Non compro niente. Ricordati, allora, il canale di Nele. Andate su YouTube. Non dire dire cose strane. Scusa, sul mio canale, spammiamo da un'altra parte, grazie. Scusami, Lella, mi spieghi una cosa? No, aspetta. Canale di Elex, prima 1000 accendini, poi questo. Cosa ridi? Sono drogato. No, io mi pippo solo. No. Non dici nulla. No, sto scherzando. Sì. Proprio la solita fase del drogato. Scusami, Elex. Ma io posso smettere quando voglio. Quanta neve. Lele, dimmi una cosa. Non c'è Lele, mi sa. Sì che c'è Lele. Dimmi. Sì. Sì. Ma che età è il tuo pubblico? Perché se ti scandalizzi per uno spam brutto di 1000 accendini Lego che dice le brutte parole. Scusami, io i miei iscritti me li sono fatti col sudore, poi non voglio che magari vada dall'altra parte, sai com'è? Cioè, gli altri non mi spammano a me perché l'Elex 89 è modella in live, quindi secondo me li è pagati a forza di lecca lecca. Penso anch'io. Buoni lecca lecca la marijuana. Guarda questo. Quelli li vendono davvero. Lo so, immagino. Dei musei. Dove sei? Porca miseria, raga. No, li vendono solamente ad Amsterdam. No, la mia unica torcia è caduta. Ci sono i quartieri. È caduto tipo 200 metri sotto. Guarda, se vado a prenderla muoio. Bene. Comunque buonasera. Grande me. Come bene. Ciao Ale. Come butta, brother? Del quinto piano. Cazzo era l'era? Come del quinto piano? Come butta? Dio, ragazzi! Oh mio Dio! È scoppiata una bomba atomica. C'è un tizio, c'è un villager con dei cammelli. Sono i tizi. Ma che carino! No, uccidi, non sono i villager. Uccidi i villager e prenditi. Ti giuro, ma io mercanti. Ma lo subito, voglia. Mi prendo il lama. Sono i mercanti quelli, porco lama. Vieni qua. Ecco. Il lama ha cercato di uccidermi. Ti sputa in faccia il lama. Oh, c'è il lama. Oh, Dio. Ah! Il lama mi sta sputando.
Che schifo. Basta. Ma che schifo. Ma che schifo questo lama. Qua, lama. Scarta. Basta sputare, carta. Lama. Adesso sei mia proprietà. Ok. Ma basta sputare. Ma è come dico a un cane di non abbaiare. Basta, ma... basta. Lama o taglia? Paghido. Ecco. Adesso io ti chiudo in un buco sfigato. Uno per uno. Ti non no, dirlo a nessuno. Aspetta, due per due. Forza. 8. Grazie, lo so. Rimani qua. Che figo, Charles Carver. Rimani lì, giù. A terra. Cuccia. Simsalabim. Ma cosa hanno aggiunto su? Tanto non fai danno. Quindi rimani lì. Tanto non fai danno. Ecco fatto. Rimani lì chiuso. Pronto. Rimani lì chiuso. Come la faccio il vetro? Devo prendere la sabbia. La sabbia la cuoci. E la cuocio, è vero. Andiamo a prendere sta sabbia e così mi faccio il vetro e chiudo il lama in una gabbia da dove non può uscire. Che sono cattivo. Un mostro. Sono un mostro, non sono cattivo, è diverso. Il canale. Non ho un canale, fra. Ok. Puoi chiederlo all'Alex quello. Alex no, chiude il canale. Poverino Alex. Povero Alex. No, dai. Da un'idea poverino. Di Stefano, eh. Mi fa bene. Solo io l'ho sentito. No. Ah, ecco. Cosa? No, perché sennò pensavo di essere malizioso io, però. Cosa? Siamo due malati mentali allora. No. Abbiamo capito bene. È lui. Cosa? Oddio. 17. Elio, ciao X-Man! Alluco superiore, capisco. La turbina da neve. Niente. Che cazzo è successo? Cosa ho detto? Ciao X-Man. Avrò sentito male. No, hai sentito bene, fidati. Shut up, please. Cosa ho detto? Shut up, please. Non voglio ripetere. Shut up, dude. Dai, okay. Per favore, non ho capito. È laggato. Lo sai cosa ha detto? Silenzio! Allora. No. Sì che lo sai. Puoi riavvolgere la live. Puoi riavvolgere la live. Una rotola. Stefano in tutto ciò vorrebbe parlare. Dimmi, Stefano. No, non devo parlare con te. Cosa anche io mi chiamo Stefano. Non anche mi interessa. Mi raga, ma siamo un popolo di Stefano. Ma che è sta ciao cosa? Ciao a tutti, popolo del tuo. No, vabbè. Allora. siamo tre Stefano in questa live. Stefano. Allora, Lele. Per fare sta minchia di buco. Sì. Rimani là. Ah, raga. Sono una persona orribile. Stefano voleva parlare. Ho appena chiuso un lama nelle profondità della pista. Sì, e io ti chiudo in cantina se non la smetti. Allora. Come si fa a fare? Come si fa a fare il buco? Che senso il buco? Prendi una pala. Allora. Allora, te lo faccio in live, te lo faccio chi in live. Chi è che vola via per primo dal Discord? Te lo faccio in live, guarda. Allora. Aspetta, devo aprire la live. Ma come, non mi stai guardando? No, stavo vedendo. Lui non segue i tuoi video. Male. Allora, parti con un shift A e fai il cilindro, ok? No, aspetta, stai calmo un attimo. Tuo pistone che sarà a 20 facce, ok? Stai già andando troppo velocemente, calma un attimo. Ok. Quello di aprire live. Quando tu l'hai scalato, che fai un no, aspetta SZ. Le live, per piacere Lele. Sì, poi Lello. Poi? Poi aspettiamo che Stefano. Mi sentite? Allora. No, sì, non uguale. Ci sentiamo tutti quanti. Faccio shift A. E merda, E crei shift il tuo cilindro. A e creo un cilindro. Ok, un cilindro qui, le facce. Allora, questo qui che io ho appena creato un cilindro base, ok? Nel senso, sì, questo qui è il tuo perno che devi forare. Se tu devi fare un perno passante o lungo tutta la sua lunghezza,
Ok. Allora, io devo. Ci sei? No, io devo fare un'altra cosa, ma vabbè, ok. Vabbè, è per farti vedere, cioè, non ti preoccupare. All'interno di questa mesh tu ci crei un altro cilindro o comunque qualsiasi cosa che abbia la stessa la forma del foro che ci vuoi fare, ok? Ok, aspetta che cancello sto cilindro, lo faccio direttamente. In questo caso io cosa faccio? Ti faccio solamente vedere per... Ok? Bravo, tac. Cavallino, ora ti metto in un buco 4x4. Io voglio fare praticamente una boccola, ok? Il cilindro grande è la boccola e questo qui è il diametro del foro che praticamente io devo fare. Tu fai Ctrl F, interseca booleano. Voilà, where is the buco? Quindi lui mi fa il buco? Yes. Stessa cosa, se tu lo vuoi fare trasversalmente, tu fai sempre Shift A, gli crei un altro cilindro, però gli devi dare la rotazione, in questo caso mio, di 90 gradi sull'asse Y. Lo scalo un attimino perché voglio fare il buco, lo scalo perché deve uscire di fuori, tutte le facce devono essere tutte uscite. Ok. E poi rifai sempre Ctrl F, interseca booleano. Wow, there is the buco. There is the buco. There is, yeah. Sì, guarda, c'è il buco. Oh, correct in this way, Tac, questa roba. Fammi vedere, cos'è che è? Tanto Shift A, no, Shift F. Ctrl F. Alt Control. F4. F A... Che è? Interseca booleano. Interseca... Non c'è un cavolo. Interseca booleano. C'è un buco. Sì, fanno che scopre le cose belle. Sono felice che tu sia molto eccitato da questa cosa. Io torno al mio modello, grazie, ciao. Grazie, ciao. Mi hai detto come si fanno i buchi. I buchi faccio col trapano. Cantiamo tutti. Chi che fa queste battute spicciole che non fanno ridere neanche i polli? Io, Miki. Esatto, che hai visto il video che ti ho mandato? No, io no. Quello dove c'è il tizio che balla la canzone dei puffi. No, non l'ho visto. E adesso ti devo lasciare. Oh, devo correre ad andare a prendere della sabbia. Corri, Stefano. Arrivo. Oh, merda, ci sono. No, no, non tu. Corri, Stefano. Intendevo Stefano. Stefano. Troppi, Stefano. Sì. Merda. Dimmi. Miki. No, volevo che mi rispondevate tutte e tre comunque. Ah, ok. Niente, niente. Amore, posso fare l'altro e poi è finita. Guarda, devo correre. È finita. Corri, Stefano, io. Qua corri, Stefano, io. Automatico. Ci sono troppi corri. Stefano, ripeto. Corri, parmigiana, corri. Corro subito. Ma mio Dio, cavallino, ti salvo io. Prima però devo salvare me stesso. Ma se io levo il modificatore, specchio, scompare l'altra parte. È ovvio. Corri cavallo laggiù. Come si fa a farla rimanere? Lo facciamo domani, lascia stare. Gli dai semplicemente l'applica. Ma io non so perché tu vuoi chiudere il modificatore. T'ho detto di chiudere il modificatore specchio io. Beh... Zi zi vedo de a tu de to me a che a ziz sì tu ha detto me allora ok bello dunque booleano ora ci vado di booleani a stecca occhio a farne troppi perché ti posso fanculizzare anche il modello no dai vaffanculo sono sbagliato e come mai la... perché è un po' ignorante. Ciao cavallino. È ignorante. Ciao lama. Oh, con lama. Che bella quella canzone. Ma guarda. Sono un mostro. Ho imprigionato un lama e un cavallo. Ma non ti vergogni? No. Sarebbe di essere un mostro, però non me ne frega di una cicca. C'è chi imprigiona i bambini. Cosa? Come? Mi senti? No. Passo. Non ti sento. Lelex, mi senti? No. Passo. sei... Ah no, mi sono... Ah sì.
c'è un genere di canzone che ti piace a te, scrivi su YouTube, scrivi Uli. No, non scrivi niente su YouTube adesso. Sì, una strega. Uli e la balaera. Maledetta. Come si scrive su YouTube? Balaera, balaera, balaera. Uli e balaera, balaera. E lui era Ela. È troppo figa. Cioè dei Ela lui ma... era Ela. Ela è una donna, da quel che so io, poi. Sì, infatti. Danilo Cancarchedi, sera, ciao bello. Dai ciao, che bello. Mi serve sul set per andare a ciappare la neve sulla strada e me la vada fastidio che mi slitta tra tour. E porca vacca. E che ha scritto con questo dialetto? Mi sembra Mauro. Mi sono piemontese, ti? Eccola. Io vengo dall'Africa. Eccola. E sempre l'Africa? Dall'Africa. No, no, sei no. Un... era la canzone. No, sti... sei un negligente. Sono un nego in spagnolo. No. Sto modellando, io non so tempo di... Basta ah. Con ste canzoni! Cosa? Secondo te c'è tempo di... No! È lui è la Ela, balaera, balaera. E nudizia. Ho capito, balaera, balaera, va a ballare. Dicendo cagate, intanto ho fatto la stupidaggine di fare tipo 15 picconi. Ma va, te lo quanto giuro, ride se ne trovi tipo del diamante te li puoi far migliori. Ti può andare a rivendere. Aspetta un secondo. Allora. Un secondo è passato. Oddio, stai rispondendo. Oddio, come il salvatore dello slato. Eccola qua. Basta con sta canzone, ma devi scrivere. E no, lui... non devo fare niente io. Basta. Okay. Bene, sono praticamente morto. Ho due cuori. Ui, balaera, era. Ditemi che c'è la carne di cavallo in questo gioco. No. Come no? No, non c'è. E poi la dovresti pure cuocere. Sì, metti ti prendi la bronco polmopeste. La bronco. L'avete sentita? Vedo delle zucche. Dimmi che posso fare una torta di zucca. Sì, puoi farla, ma devi fare la torta, quindi col grano. Maledetto. Vieni qua, no. Con la cru, with what? Polli ovunque. Polli ovunque. Che ci posso fare con i polli? La massa allora, ti dà la pollo, lo cucini. Come e mangi. Ma 8 mix perché non mi date le uova, maledetti polli? Perché i polli che se li ammazzi non vengono le uova. Va bene, allora ne troverò altri in futuro. Questa le uova devono, diciamo, produrle naturalmente. Non me lo ricordo più sto gioco. Muori mucca. Voglio tanta di quella carne che nemmeno tu sai. No. Voglio morire di epatite. Ma si muore di epatite se mai no. non credo ecco al massimo di boh. chi mi sente batta un colpo un colpo forte ste tun 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 open up. No, una botta forte di COVID. Chi è che è libero? Nessuno. No, sì, no, per scrivere la canzone. Mi dispiace, sto cercando di cuocere del pollo. Canzone. Ma si chiama veramente? Ha capito. Capito, ma basta. Sono in un posto fantastico, c'è ovunque. Ma adesso, a chi è che frega di sta canzone, onestamente? Che canzone? C'è un nome strano e poi c'è che canzone? A nessuno frega un emerito. Meow, di sta canzone. No, no. Che canzone? Appena la senti ti cambi idea. Ma io non capisco di cosa stia parlando, però. Neanche allora, io. È meglio vai così. Vai su YouTube. Ancora vai su YouTube. Cosa devo cercare? E scrivi, e lui
era oh. E lui era dai, ma anche perché ci vedi. E lui era Ela come l'operatore di Rainbow Six. Sì, ok, aspetta che quella dei Simpson. Aspetta che la sto cercando anch'io, un attimo. C'è quella dei, c'è quella la cercherò. Poi la cerco. C'è quella dei Simpson. Farmi un... Ma sembra una promessa di un politico. Ma che è? No, mi sono niente, che mi sono fatto sto animale domestico, meglio, ho ammazzato il padrone di questo lama e l'ho catturato e l'ho messo in prigionia per sottoterra e gli ho messo il vetro per vederlo da sopra. Ah, e... quindi un po' come succede in un famoso continente del mondo. Esatto. E sì, adesso sto cercando di creare una sorta di coltivazione, però sto lama non smette di sputare. Mi fa schifo. È un lama. Al-Akbar. Cosa vuol dire un lama? Sono solo stereotipi, i lama non sputano. I lama è una leggenda metropolitana. Accidenti a questi lama. Sono razzisti i lama, secondo me, anche. A voglia. Un po' di razzismo. Secondo me il lama te lava la faccia. Il lama è anche un tipo di via calda. Ma perché? Ma c'è il via calda, via calda versione lama. E com'è, tipo con la col boccuccio a forma di lama, sì, per andare a spruzzare negli angoli impervi, quando, quando no, apri... No, aspettate un secondo, aspettate un secondo. Quando apri male il beccuccio del via Calle, quello... Esatto. Dove abita il calcare? In via Calle, non fa ridere, non fa ridere. Sentilo come ride, non mi dire che ti sei dato il 5 da solo. Sarebbe una cosa parecchio triste, eh? Hello darkness, my friend. Friend. Oh, okay. Portiamo un trattore che si chiama E lui e la Ela. E uno strappo alla regola in che via abita? Dei pantaloni. In via del tutto eccezionale. Per favore, allora... Tutto tranne a pistola, no? Non ne ho una a disposizione. Anche una a dare compresso a molla. Prendi delle ciliegie che costano delle tanto. Ciliegie. Ok? Poi dopo aver speso tutti questi soldi per le ciliegie, realizza della calcata che hai fatto e suicidati buttandoti dal terzo. No, vabbè, ma vado fuori, prendo le ciliegie dagli alberi e le metto lì a costo zero proprio. No. Allora, la cosa, il segreto sta nel buttarsi al terzo piano, capito? Sì. E cantare e Ulli e la era. Esatto, esatto, esattamente, è proprio questo. No, quello ti manda in clinica psichiatrica. Fidati che quella canzone fa solo così. E lui e la era. Sì, ma non ci interessa, non interessa nessuno di quella canzone. Bella canzone di merda, allora. Non, effetti, non è che mi interessi davvero tanto, però. Cioè, non interessa proprio un miau a nessuno. Ah, che fregatura! Ah, abbronzatissima. Sotto i raggi del sole. C'era. Ma la sindaca di Roma? È vero, oggi hanno comprato i pullman. Cosa? I nuovi pullman. Cosa? Ma cosa c'è? Che risposta è la sindaca di Roma? È vero, hanno comprato i pullman. Ma cosa vuol dire? Ah, davvero? Sì. Sì, perché dopo che ne hanno preso fuoco 20, l'hanno comprato. Esatto. Un po' come la Costa Crociera lì. Saranno tutti bruciati. Giravano ancora con no, domani andiamo a capire altre 5-6. E col navigatore, con la radio, col baracchino. E con tutto chi lavora lì. E il motore. Questo è dialetto piemonte. Femo un'impression. Danilo, ciao. Nick, Veneto Stato, ciao. Mi vo perché tu mattina a dure gola sveglia per andare a laura. Senti, ma scrivete in italiano qua, perché l'Elex non è poliglotta. Grazie. Nick, Veneto Stato, questa cortina che materiali dialetto potrà raccogliere? La neve. Ah, stanno scrivendo in aramaico antico. Sì. Potrà raccogliere no. La neve? No. Quello lì è hanno due tasti di WhatsApp.
Lo sai che in realtà in Nigeria non c'è il nigeriano, vero? No, esiste il nigeriano. La matranga. No, parlano in inglese, fra. Beh, ma dovrebbe avere anche la loro lingua locale lì. No, mi sa che non c'è il nigeriano, però. E io non vengo dalla Nigeria, strane. Non lo so questo. Ma che figo sto video. Che video ti stai guardando? Animale? No, di un parrucchiere che taglia l'orecchio al bambino. Ma perché? No. Ma che mostro! Sei un mostro! No, no, e inizia a sanguinare il bambino, urla e il tipo gli dice: no, non chiamarla! È un prank, l'ho visto anch'io. Sì, è vero. Sì, vabbè, è vecchissimo quel video, né? Dico che c'ha un anno fa. L'han fatto quando ancora si girava in VHS. Ma è in VHS? Ma che stai a dire? VHS. Madonna, la cassetta. Sì, lo so che è il VHS, però non è vero. Non è possibile. No, possibile è possibile. Però si faceva Lele a fare il buco. Contro l'F intersica booleano. Intersica booleano. Fatto un altro buco per bacco. Fa due buchi in mezzo alla lama, ste. A me invece sti buchi sì, mi sta venendo per Natale, guarda. Cioè, c'è più roba. Basta su quella i rumori, lama del La Madonna. Allora, c'è più ci sono più e niente, posso anche uscire da Discord mi sa di ste. Perché che ha fatto? Non lo fate parlare. È vero, io devo parlare della mia canzone e lui è basta sta canzone. E ora stanotte sbrocca, viene a cercarti e ti uccida. Oh, dai. No, ma gli metto sta canzone in loop fino a che non crepa nella stress position. Chi conosce come, Danilo? Un po' come Gandalf Sax. Sì, Danilo è schifo. Para bello. Era nudizzera. Metti una bella stress position. Excuse me, please. E la fa sentire in loop. Oppure lo metto come la vicina di Matteo HS e poi chiamo Lukaku. No, lo mettiamo... Luca, chi è? È Lukaku. Ma chi è il calciatore? Sì. Ah, pensavo Luca Q. E com'è? Uno che ha delle origini africane, alto 2 metri. Ora e lo butto. Sai che cazzo servirà a fare questa cosa? Ma merita sega. A niente. Da farming stiamo parlando di canzoni a calciatori a... No! Stai parlando di canzoni! Ho lanciato tutto lo stack di Vidorce, ma sono un deficiente! È un pochino. Un pochino tanto. Conoscete tutti Danilo? Restivo. Petrucci. È un amico del Lido. Danilo è l'amico del Lido. Sì, ok, campione. No dai, bomba, basta fare cose parlare di cavolo. Secondo me non intende davvero. Non è serio. Anche secondo me. Per me è una di quelle cazzate assurde. File salva. Vado anch'io su Minecraft, dai, mi hai fatto venire voglia. Vedi. No, stavo per venire su Rainbow. Ma perché non ho giocato online? Ah, arrivo anche io a Rainbow, raga. Ma infatti a Minecraft gioco online. Almeno tutto lo ha dato il server. No. Ah, raga, ma arrivo anche io su Rainbow se giocate. Io adesso gioco, perché praticamente ho finito tutto. Ho finito tutto. Per curiosità, chi c'è farming? Su che mappa giocate? Io gioco su... Non gioco a farming. Sì, a parte su? Quello. Non ho capito che mappa. Io quando gioco e se gioco, gioco sulla Giselberg. Ma c'è per console anche? No, ma chi si caga mo le console, scusa, ne? Io gioco e fanno tutti per PC le mod. Hai ragione. Ah beh, ho capito comunque. Era che ha vinto il contest. Ah, ecco. Sì, ma l'Alex. Ma è successo un casino con sto contest,
Pensavo che ti chiedesse il Sam su PS4. No. Eh? C'è un aggiornamento di Rainbow Six. Sì. Lo so, ma 700 mega non è niente. Sì, lo sto scaricando in 2 secondi. Dammi un secondino che raccolgo sto metallo e arrivo, eh. Dimmi quando hai finito di scaricare. Scaricato. Vabbè. Ah, tutto sto metallo. Buono. 10 metallo. Sto andando in miniera. No, sono in un canyon, è presente? Sì, sì. Quel coso tondo lì, sì, sì. Ok. No, no, io ci giocavo mai. Sia sul telefono che... Anche sul telefono. Abbiamo proprio un gamer per definizione, eh? Anch'io. I'm a gamer. Anch'io giocavo su... a PUBG. Mannaggia, ma... No! La lava no! 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 Beh, ho trovato anche un canyon qui. Ti giuro che praticamente... Quanto sono cheater. Ho messo creative mode all'ultimo secondo. Allora, ti dico, mi sono messo nell'acqua. Non avevo visto che c'era uno scheletro poco lontano. Mi ha dato una frecciata. Sono caduto nella lava. C'erano dei creeper, mi è esploso un creeper. Tutto questo mentre sotto stavo nella lava. Io sono arrabbiatissimo, con voi, con tutti. Nessuno escluso. Cazzo. Chi è che sta ascoltando Gabbo di SQ? Gabbo di Squared. Gabbo sta facendo, sta disfando i nanolif. L'ho visto anch'io quel video, bellissimo, guardalo. Perché prima aveva la G di Gabbo, guarda cosa mette dopo. Gabbo di Squared. Vabbè. Abbiamo di cosa scrivere, va. No, no. Ah, hai finito? Stai su Rainbow? Sì, sì, sì. Ok, arrivo. Dammi un attimino per smeltare sta roba. Qualcuno si coda il comando del server per riloadare tutti i chunk? Non ho più il carbone, mannaggia. Meno male che sto vicinissimo a casa. Vale. Ma che la chiudo a fare casa, che tanto non entra nessuno, che è giorno e sono in single player. Mai dire mai. Metti che chi va, non so, un mio amico ti ruba. Ti giuro che sono sicuro che prima o poi faccio una di quelle cadute. Mamma mia. Sicuro come la morte, guarda. Arrivo, sta. Io come Stefano è diventato vecchio su Rainbow, però. Ragazzi, buonanotte. Ciao, Lele. Ciao. Buonanotte, documento di con la tua musica, eh? La Ena. Va bene. Ciao, ciao ragazzi, grazie. Ciao, bello. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, bello. Ale. E via. Fuck.
perfetto, guarda, c'è una scala perfetta. Guarda che bella! Ok, salva e quitta. Ah, sono le 10 e 20, va bene. Accendo Rainbow, eh. Cioè, accendo. Dai, vai, Rainbow. Una partitina. Scala perfetta. Che non gioco da un botto io. Sto per cadere dentro in un canyon. Oddio, uno spawn di zombie. Ma va a cagare, va. Siamo in scala perfetta. In scala perfetta. Che mi vuol dire? Che sono in scala perfetta. Cioè? Che sto facendo il modello in scala perfetta. Ah, ok. E quindi fanculo. Grazie. Quanto amore. Chi è che sta? Chi è sta fiscia? No, Babba, sto usando il lavandino. Quello era il rumore del lavandino. Comunque sì, prima ho pisciato ma non mi avete questo sentito. Lo dici tu. Noi non abbiamo detto nulla. Se volete mi lavo pure i denti. Sto modellando praticamente una lama da neve. Cioè una lama, scusa, non una lama, una turbina da neve. Adesso questo qua è ancora l'apparato interiore. Olè! Tra l'altro non mi sembra neanche è partito, molto, eh. Non mi sembra neanche molto male. Ma che sta puzza di merda qui? Direi che più o meno ci siamo. Che hanno appena dato il concime ai campi. Occhio che qua siamo su un canale di agricoltori e si arrabbiano se non ti piace l'odore. No, no, è un odore molto 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 bello, buono, casereccio. Devi dire. Beh, che è buono, se no vieni. Ma il discorso è non che sia buono o non buono, fa sempre schifo. Il problema è di sopportarlo oppure no. Beh, sono ancora qui, non sono morto. Perché non penso che un agricoltore dica ah che buono l'odore di merda. Sicuramente qualche coprofago lo apprezza. Ma... chi devo invitare? Ci sei. Chi sei tu su Rainbow? Verde. Bello, io non ti ho tra gli amici. Ottimo. Aspetta, allora, che ti invito. Ma che ti chiami? Io su Rainbow mi chiamo SLX grande A GRO piccolo agro e punto tutto grande SLX perché ancora non l'ho cambiato. Eccolo qua, aggiungi agli amici. Che bello, io sono rimasto fedele al SLXXX. Sì, nonostante neanche chi l'ha creato c'è rimasto. Accisce. Giusto la. Giusto rello. Oh, io t'ho invitato. Oh, io ho invitato Paccissera. Agro? Dimmi. Ma... dimmi. Hai ricevuto i miei inviti? Forse. Cioè no, sì, ma in realtà ancora. No. Provo a evitarmi. Non ti vedo nemmeno tra gli amici. What? Buono, Pacis. Ti giuro, non ti vedo tra gli amici. Forse hai messo che sembri offline? No. Eppure io ti ho accettato. Tu come nome c'hai? XVIII? No, io c'ho Verste. No, non ci sei. Verste non approva questa scelta. È impossibile. Eppure... Osti. Io ti vedo online.
Io no, Fra. Con l'SLX Agro. Rinvitami un po'. Ti ho rinvitato. Che avviate Uplay tutte e due allora. Tu palle sto Uplay. L'hai voluto tu. Ok, adesso mi dice che sei online. Sono uscito dal gioco. adesso sì, te ne sei andato. Ok, ora mi dice che stai giocando. Invitami tu. Un attimo. Ci sto ingrifando io questa cosa allora. Ingrifando. Deve essere. Sì, perché non riesco ad adattare l'immagine al modello da per questo lato ed è un casino. Quindi ti indigni. Mi hai invitato per caso? Sì. Bene, non mi arriva. Invitami. Sì. Uno è più buggato dell'altro. Vabbè ragazzoli, direi che per stasera faccio basta. Faccio basta perché sinceramente un po' di roba ne abbiamo fatta. Quindi ok. Direi che siamo veramente al buono. Aspetta un attimo. Vi ringrazio tutti quanti per la partecipazione, tutti voi che siete in Discord insieme a me. Ciao a tutti. Ciao. E buona serata ragazzi, ci vediamo domani sera con un'altra live con Herbie Modding che farà l'in-game della Galignani. Quindi ragazzuoli, buona serata, vi aspettiamo domani. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.